Massimiliano Lucci, medaglia al collo, la coppa l'avete alzata adesso, racconta a caldo che soddisfazione stai provando. Immensa, immensa, perché arriva dopo 2 anni di lavoro. Questi ragazzi mi hanno sopportato per 2 anni, perché è un percorso di crescita, 15-17 anni, dura per loro, perché si scontrano post contro COVID, poi, post-Covid, assolutamente, e soprattutto post Massimiliano Lucci, perché io sono rientrato da Ferrini dopo un'esperienza all'estero. Io allenavo già la Juniores, poi sono rientrato dopo un anno alla Ferrini e mi hanno affidato questo gruppo promettente, un po' ribelle, che serve sempre, però l'abbiamo dovuto domare, esatto, e serve sempre quella caratteristica nel calciatore. Senti, qual è stato il segreto di questa gara? Perché credo che negli scontri diretti ci sono stati in campionato 2 pareggi. Sì, sono state 2 bellissime partite, giocate sempre, votate tanti all'attacco, gol. Sì, e stranamente questa partita è finita 1-0, ma con tantissimi attacchi e contrattacchi da entrambe le squadre. Siete stati atleticamente in partita fino alla fine. Qualche ragazzo aveva i crampi, però avete corso tantissimo. Sì, penso che i crampi siano dovuti più che altro alla tensione nervosa. Sai benissimo che ti limita da quel punto di vista, dal punto di vista fisico, perché la preparazione atletica, i ragazzi hanno dato sempre merito al lavoro fatto settimanalmente. Massimiliano, comunque un grande percorso, perché poi avete fatto bene anche le finali, avete battuto un grande avversario, quindi una bellissima coppa meritata. Grazie Fabio, complimenti sì agli avversari, ma complimenti a noi, tantissimi complimenti a noi, perché non è mai facile vincere una finale. Senti, dopo quanti anni l'avete riportata alla Ferrini questa coppa? Ma siamo andati in finale con l'annata 96, avevamo perso l'anno purtroppo, dopo tanti anni, penso che sia una coppa che arriva dopo 20 anni. Quindi festeggerete tanto, è solo l'inizio questo. Ah, festeggiamo fino a domani, poi iniziamo a lavorare per domenica prossima. Grazie Massimiliano, vai a goderti i tuoi ragazzi. Grazie a voi.